Ciao amici, conoscete la dieta del gelato? Simona, ma è un controsenso! Sembra impossibile, eppure esiste. Certo, non prevede scorpacciate di gelato davanti alla televisione, ma promette di dimagrire concedendosi ogni tanto qualche gelato. Vediamo allora insieme come funziona e un esempio di menù tipo a cui ispirarsi. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Le avete provate tutte, ma i risultati non arrivano? Forse siete pronti per un consulto personalizzato con il mio sistema di salute naturale. Info e link in descrizione. Ecco ora come seguire la dieta del gelato. Il gelato è un ottimo alimento da inserire nella dieta perché aiuta psicologicamente. Che fai? Giri il coltello nella piaga? No, lo dicono gli esperti. Si può usare il gelato come sgarro per affrontare al meglio un periodo di dieta magari un po' restrittiva. Il gelato è ricco di nutrienti, tra cui vitamine A, B2 e sali minerali come calcio e fosforo. Parlo ovviamente del gelato artigianale con ingredienti di qualità. Se possibile, fatto con latte vegetale di riso, soia o avena e dolcificato senza zucchero bianco. Meglio ancora se a base di frutta, non le creme troppo ricche di grassi e latticini, mi raccomando. Il segreto per dimagrire con il gelato è questo: non deve essere un dessert, ma sostituire il pranzo o la cena o fare da spuntino di metà mattina o metà pomeriggio. Secondo i nutrizionisti, seguendo questa dieta si possono perdere fino a 3 kg in una settimana. Il gelato è composto soprattutto da acqua e ha un potere idratante. In una settimana vi sentirete più sgonfi, leggeri e idratati. La dieta del gelato va seguita per un periodo breve, una o due settimane, non bisogna esagerare. Grazie al gelato, alimento che mette di buon umore, non sarà difficile seguirla. E come faccio a seguire questa dieta? Ecco alcuni esempi di abbinamenti. Come sempre, ciascuno poi decide cosa mangiare in base ai suoi gusti e alle sue esigenze. Colazione: come bevande, bene tè verde, tisane, latte vegetale, succhi di frutta fatti in casa, accompagnati da cereali in fiocchi, muesli bio, fette biscottate, gallette o pane, però integrali. Spuntino, un bel gelato fresco, oppure frutta fresca o frutta secca. Pranzo, si può fare un pranzo a base di frutta per stare leggeri, oppure cereali in chicchi con verdure, o proteine magre con verdure. Oppure, ovviamente, un goloso gelato, meglio se fatto con ingredienti sani. Merenda, potete scegliere se mangiare il gelato adesso, come spuntino, oppure della frutta secca. Per chi vuole uno snack salato, bene crackers o gallette con hummus, avocado, crema di sesamo. Cena. A cena una bella insalata mista seguita da proteine magre e verdure cotte. Chi ha fame può abbinare pasta, riso o cereali integrali con verdure cotte, sempre dopo quelle crude. Oppure ovviamente il gelato, se non lo avete già mangiato prima. Bene amici, oggi abbiamo visto cos'è e come funziona la dieta del gelato. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist con le 10 buone abitudini per dimagrire mangiando, che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.